Ciao a tutti, siamo Nello e Benedetta dell'Associazione Vitis Sapientiae e siamo qui per parlarvi di Dante. La nostra associazione si occupa di divulgazione culturale. Lo facciamo attraverso i nostri canali social, Facebook e Instagram, e attraverso il nostro sito web. Abbiamo scelto di onorare Dante condividendo con voi 7 terzine. Di queste 7, oltre la prima e l'ultima, che sono le più famose, ne abbiamo scelto 5 in cui compariranno dei personaggi secondari, ma che sono presenti all'interno della Divina Commedia in momenti chiave. Infine ci tengo a ringraziare Mirko, il nostro amico collaboratore, che ha letto le terzine per noi. Io son la vita di Bonaventura da Bagnoregio, che ne grandi uffici sempre pospuosi la sinistra cura. Mirko con la sua lettura ci ha introdotto anche a questa 6ª puntata, una puntata fondamentale più per noi che per la Divina Commedia. Perché? Perché si svolge raccontando un personaggio che viene da queste terre, dalle terre dove si, diciamo, dove maggiormente c'è la presenza della nostra associazione. Parliamo del nord del Lazio, nella provincia di Viterbo, però più spostati verso l'Umbria, verso Orvieto. Il canto che abbiamo scelto è il 12°, ma per chi lo conosce o comunque ve lo facciamo scoprire noi, il 12° canto va di pari passo con l'11°. Perché si va a toccare un argomento molto. Cioè, si vanno a toccare due argomenti che però vanno di pari passo. In particolare si parla di due campioni, di due santi che hanno fondato entrambi un ordine sacerdotale. Parliamo nell'11° di San Francesco, che tutti conosciamo, e nel 12° invece di San Domenico, che è appunto il fondatore dei Domenicani. Però Dante non parlerà, cioè non riceverà notizie su questi due santi da loro stessi, ma da persone che intercedono per loro e di cui ne racconteranno le gesta e la vita. Nell'11° a parlare di San Francesco troviamo San Tommaso, che in realtà è un Domenicano, mentre nel 12° a parlare di San Domenico troviamo Bonaventura da Bagnoregio. Ed è questa la figura che ci sta particolarmente a cuore, perché appunto venendo da Bagnoregio viene da queste zone. La cosa particolare è che coloro che parlano sono dell'ordine opposto rispetto al santo a cui dedicano la lode, diciamo. Infatti, mentre San Tommaso appunto è un domenicano e parla di San Francesco, San Bonaventura è un san francescano che parla di San Domenico. E in entrambi i canti più o meno la struttura è la stessa. Si inizia parlando della nascita prodigiosa dei santi, di entrambi i santi, della loro vita e delle opere che hanno fatto per Dio e per la Chiesa, e della loro morte, ed infine ognuno dei relatori fa una critica al proprio ordine sacerdotale. Perché sì, siamo nel 1200 e questi due ordini monastici sono i più influenti e più importanti della religione ai tempi di Dante. E di conseguenza, cioè più che di conseguenza, questo comunque ci troviamo in un periodo in cui di cambiamento, perché appunto si sta cercando di cambiare le regole di questi ordini, tra mille critiche, tra mille dubbi, e Dante, secondo il mio punto di vista, prova a far capire che non sia cambiare in un modo che in un altro è sbagliato, quindi bisognerebbe restare così com'è. L'argomento è molto complicato e molto particolare, quindi lascio la parola a Benedetta per qualche specifica in più. Grazie per questa introduzione, che andiamo un attimo a dettagliare, a rivedere in alcuni punti.
Il primo, ecco, ricordiamoci che San Francesco e San Domenico sono i fondatori di due ordini monastici e non sacerdotali. Riprendo questo dettaglio non per pedanteria, ma in realtà perché poi vedremo che è molto importante. Giustamente ci hai presentato queste quattro figure, appunto San Francesco e San Domenico, i fondatori, San Tommaso d'Aquino e San Bonaventura da Bagnoregio, rispettivamente, i due più grandi teologi del XIII secolo, dei due ordini monastici. In realtà, quello che combattevano, hai messo, giustamente in evidenza, questo problema dell'allontanamento, dei compagni, possiamo dire, dei monaci, insomma, dalla regola. Dalla regola originale e questo appunto diventa un momento di critica da parte dei due teologi, ma soprattutto ecco, hai messo in luce anche questa parola, campioni, non è assolutamente una nostra invenzione, anzi la troviamo proprio nella Divina Commedia. Infatti San Francesco e San Domenico vengono descritti come i due campioni della Chiesa. Il primo è il campione della povertà, sappiamo il poverello di Assisi, che si prodigò sempre sia per i poveri e portò avanti lui una vita appunto sempre legata alla sua sposa principale, a Sorella Povertà. Mentre invece San Domenico fu un grande studioso e soprattutto un grande predicatore. La sua azione, diciamo, lo vediamo nel canto dodicesimo, descritto con termini militari propriamente, perché è una sorta di soldato appunto della fede. E questo in realtà è vero perché lui partecipò addirittura a una crociata in modo non violento, ma comunque portando avanti appunto quest'opera di fede. Questi due principi in realtà sono ovviamente quelli evangelici, con la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli. Gesù invita appunto quelli che erano stati suoi compagni ad andare per il mondo e a vivere secondo questi precetti, e praticamente questi due santi un po' se li dividono a seconda delle proprie scelte di vita. E Dante si augura che la Chiesa, al suo tempo abbiamo visto ormai tante volte, ormai diciamo a un livello di decadimento etico e morale molto, molto alto, diciamo appunto dovrebbe tornare a quei principi evangelici. Secondo Dante, Cristo manda, e più che altro Dio manda questi due uomini proprio per ritornare alle origini. Ma parliamo un po' anche di San Tommaso e soprattutto di San Bonaventura. Quindi sì, abbiamo capito che Dante sceglie questi quattro personaggi per fare fondamentalmente una critica alla Chiesa e al come stanno cambiando questi ordini. E sceglie questi personaggi appunto perché i primi due, Francesco e Domenico, sono i fondatori, quindi comunque coloro che hanno dato l'idea e hanno dato l'incipit per fare un qualcosa di buono, secondo la visione di Dante. Gli altri due, Tommaso e Bonaventura, sono importanti per la creazione, essendo due teologi, hanno, diciamo, creato il pensiero filosofico che c'è dietro questi due ordini. Ed è un elemento molto importante sia per la religione del 1200 che per Dante in particolare, per la costruzione della Divina Commedia, perché infatti spesso ritroviamo rimandi diciamo, al modo di pensare di Tommaso e Bonaventura, anche se non è esplicito, però andando ad analizzare è palese per tutti. Ora ritorna Benedetta che ha preso
Ha preso una boccata d'aria e ora può continuare andando un po' più nello specifico di Bonaventura e di San Tommaso. No, giuro, ero qui ad ascoltare, solo un attimo riposato le corde vocali. Sì, giustamente, ecco, hai messo in luce anche qui delle cose molto importanti. Dante si basa completamente no, ma per la maggior parte sì, sulle idee filosofiche di questi due santi, ma perché portano anche in auge pensieri più antichi, da una parte l'aristotelismo, dall'altro il pensiero di Santa Agostino e lo rileggono secondo la loro nuova visione, anche partendo dal pensiero che aveva guidato la nascita di questi due ordini. In realtà Tommaso d'Aquino mi verrebbe da dire che è più importante, nel senso Tommaso d'Aquino si rifà all'aristotelismo e quindi è normale che in una costruzione complessa come quella che è la Divina Commedia è più presente. Per fare solo alcuni esempi, è fondamentale nella costruzione della struttura dei regni, quindi nelle gerarchie e in alcuni elementi che via via si vedranno e anche nella concezione che l'uomo è fatto a somiglianza di Dio e quindi è buono, tende al bene e quindi i suoi peccati sono un eccesso, un traviamento di questo bene, se così si può dire. Poi c'è tutto, anche lui mette in luce un percorso per poter conoscere Dio e è quello che poi fa anche Dante. Questa idea del percorso in realtà poi la vediamo anche in San Bonaventura. Diciamo, intanto, ecco, prima poi di fare una bella full immersion su San Bonaventura, che è il nostro personale protagonista della puntata. Diciamo che in realtà è vero che appunto San Tommaso d'Aquino si rifaceva all'aristotelismo, mentre diciamo almeno ufficialmente San Bonaventura se ne discostava, ma poi in realtà lo utilizza in moltissimi punti, ma i due in realtà furono amici, per un certo periodo vissero anche nella stessa città a Orvieto, sempre qui nel nostro territorio. E in particolare erano insieme presso i propri studi nel momento in cui venne istituita l'importante festa del Corpus Domini. E quindi, oltre all'amicizia, al loro rapporto affettivo, sicuramente ci sarà stato un rapporto di scambio di idee e chissà quante chiacchierate intellettuali e quanti, appunto, quanti scambi, ecco, ci saranno stati fra i due. Quindi in realtà, spesso e volentieri qualche punto di contatto, importante e fondamentale si trova, nonostante poi i due ordini sono diversi, ma fondamentalmente sappiamo che nascono dallo stesso seme, ovvero la chiesa delle origini. Ma ora io direi di parlare direttamente di San Bonaventura e al secolo Giovanni Fidanza. Quest'uomo fu un protagonista del 1200. E nasce a Civita di Bagnoregio. A Bagnoregio ebbe anche la sua prima formazione, in particolare presso San Francesco Vecchio, questo convento bagnorese. E diciamo, la sua vicinanza a San Francesco in realtà inizia fin dalla sua infanzia, in quanto la madre era molto devota a questo santo, che peraltro è ben presente nella zona. Comunque questa zona non è assolutamente lontana da Assisi e peraltro a pochi chilometri da Bagnoregio, precisamente ad Alviano, avviene il famoso discorso alle rondini, quindi insomma la presenza di Francesco era importante.
Bonaventura iniziò la sua carriera intellettuale a Parigi per poi tornare in Italia. Abbiamo detto il periodo orvietano in cui fu priore del convento di San Francesco, che è una chiesa bellissima ancora esistente. Diciamo, il suo insegnamento fu in tutta Europa e in molte parti d'Italia. In un primo momento, diciamo, ebbe qualche difficoltà per una lotta interna al clero, in particolare tra clero secolare e ordini monastici, che però si risolse e permise agli ordini monastici di tornare a insegnare. La vera spinta alla sua carriera fu nel momento in cui, appunto, a metà 200, quando viene eletto, o più che altro nominato, ministro generale, teologo e magister. Ovviamente non poteva portare avanti tutti i suoi impegni e sceglie di essere il ministro generale, ma comunque continua a studiare e a scrivere. In veste di ministro generale dell'ordine fa due cose molto importanti, anzi tre. Intanto diventa l'ago della bilancia tra quella lotta che diceva prima Anello, tra gli estremi che si erano venuti a creare dopo la morte di San Francesco e che avevano allontanato alcuni dei frati dalla regola iniziale. Quindi si erano creati queste due fazioni, tra virgolette, ovviamente, i lassisti, i rigoristi, e già dalla parola capiamo come portavano avanti la propria esistenza. Bonaventura fu un vero ago della bilancia e in realtà riuscì molto bene. Inoltre, rifondò la regola, che è conosciuta come Costituzione in Arbonensi, e inoltre scrisse la Legenda Maior, che è la biografia di San Francesco, che da quel momento diventa quella ufficiale. Gli ultimi anni di vita di Bonaventura furono ancora tra Parigi, e dove, ecco, se vi state chiedendo perché lì c'è una delle prime università e una delle più importanti che nascono, la Sorbona. E appunto in questi anni a Parigi presenziò a molte conferenze. I temi preferiti da Bonaventura in questo periodo sono sempre l'aristotelismo, e una sua lotta strenua, anche se alla fine accetta alcuni precetti a patto che Aristotele sia direttamente tradotto dal greco e ovviamente tutti quei principi che non vanno invece contro il suo ispiratore, ovvero Sant'Agostino. E continua ancora anche la sua lotta contro il clero secolare. Per un periodo fu inoltre a Viterbo, dove era stato da poco nominato Papa Gregorio X, che era un suo grande amico, e ovviamente lo favorì, tanto che poté partecipare al Concilio di Lione dove morì. Alcuni secoli dopo fu poi nominato santo, fu canonizzato e nominato Doctor Seraphicus da due papi, precisamente Sisto IV e Sisto V, che sono due papi francescani. Come avevamo preannunciato e come poi si è visto, ci teniamo molto a questo episodio e in particolare a questo personaggio. E Benedetta ci ha parlato della vita di Bonaventura e nel parlare della sua vita abbiamo sentito nominare molti luoghi che sono appunto che fanno parte di questa zona. Secondo noi forse meritano un approfondimento perché pensiamo magari non tutti possano ben conoscere l'importanza storica che ha questa zona a livello nazionale. Abbiamo sentito nominare Viterbo, che è famosa per essere stata sede papale, abbiamo sentito parlare Orvieto, abbiamo sentito parlare di Bagnoregio e di tantissimi altri paesi che appunto hanno fatto, sin dalla preistoria, possiamo dire, hanno fatto la storia di questo paese. E appunto, basta vedere Bagnoregio. Nasce già in epoca preistorica, diventa
diventa un luogo cruciale durante l'Etruria e durante l'Impero Romano. Anche nel Medioevo ci sono molti passaggi in cui è fondamentale nelle battaglie tra i signori e la Chiesa. E sicuramente sono tantissime, e fino ad arrivare ad oggi, dove si tenta ancora di fare la storia perché Civita di Bagnoregio, la città che muore, è candidata a diventare un bene UNESCO. Io personalmente non sono proprio di questi luoghi, quindi è meglio che ne parli Benedetta e ci faccia immaginare e sognare questi paesi. Sì, tutta la filosofia di Bonaventura, di Bagnoregio, legata, così legata comunque al creato e a questa idea di luce, sicuramente vengono dal pensiero francescano, che era una comunione spirituale appunto con tutto il creato e con Dio. Ma secondo me Bonaventura non è estraneo alle bellezze paesaggistiche appunto che vedeva nelle sue terre, perché siamo in uno dei luoghi, ovviamente parliamo in modo campanilistico, ma effettivamente più belli d'Italia, non molto conosciuti a parte Civita, che è un luogo di interesse ormai di fama internazionale. La storia di questa valorizzazione è lunga, in realtà parte dagli anni 70, ma è con AstraZarina, ma in realtà è negli ultimi anni che è esplosa veramente, e grazie a appunto delle politiche molto intelligenti di valorizzazione e di sviluppo turistico. Quindi sicuramente tutti avrete sentito parlare di Civita, meno della città di Bagnoregio, che poi è il centro principale, e delle due altre frazioni, che sono comunque molto interessanti, non certo uniche come può essere Civita, ma vi giuro sono interessanti, hanno anche queste, oltre a essere dei paesini molto graziosi, veramente carini, ma hanno comunque una storia e una tradizione di tutto rispetto, e sono Vetriolo e Castelcellesi. Vi facciamo una breve introduzione, ovviamente non possiamo farvi un itinerario vero e proprio, magari cercheremo di organizzarci in momenti più tranquilli e dove ci sarà possibilità di uscire, perché vi stiamo parlando proprio in piena zona rossa, e quindi nel momento in cui potremo uscire dal nostro comune, magari vi porteremo a vedere veramente questi luoghi. Per ora vi diamo un'infarinatura e speriamo di mettervi voglia, insomma, e curiosità. Giustamente Nello ci introduceva a questa storia molto antica, sì, prima dell'uomo in realtà, perché Civita nasce proprio tra Pliocene e Pleistocene, nel momento in cui si creano dei banchi di argilla, perché qui comunque era tutto mare, come si dice, e appunto la sedimentazione di queste acque ha portato alla creazione di un ingente banco di argilla, su cui poi si depositarono tutti i prodotti di due fasi vulcaniche, Bolsena 1 e Bolsena 2, a partire dagli antichi vulcani detti Volsini, appunto. Che cosa è successo? Perché oggi vediamo la Valle dei Calanchi, che poi è quello, diciamo, la parte più bella, mi perdonerete, ma in effetti è così, è più conosciuta. Praticamente le acque cominciarono a mangiarsi questa coltre tufacea e a riportare in luce, in superficie, questi banchi d'argilla, e così nasce la Valle dei Calanchi. Quindi i calanchi veri e propri non sono altro che quei banchi argillosi che si crearono tanti, 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 tanti anni fa. E invece Civita, lo sperone tufaceo, è quel che rimane invece
invece di quella che doveva essere una coltre, una superficie omogenea, invece di cui è rimasto solo un piccolo sterone, appunto. La città che muore, conosciuta come la città che muore, è questo epiteto. Gli viene regalato da un altro Bonaventura importante, il poeta e germanista, critico, eccetera, eccetera, Bonaventura Tecchi, che spese molte bellissime parole per descrivere sia questo territorio e in particolare Civita. E così parlavamo, quindi arriviamo alla storia. In realtà c'è un'altra chicca del territorio, infatti qualche anno fa ancora per